Siamo in diretta, stasera saremo insieme agli amici di CoinOp Italia, che adesso andiamo a invitare. Tanto salutiamo gli amici che stanno arrivando in diretta. Allora, vediamo appena. Eccoli qua. Saluto gli amici di Passione Spot. Buonasera a tutti. Vediamo appena si collega Vasco. Stasera parleremo un po' di videogiochi. Ciao Abbiate pazienza che sto aspettando. Vasco. Ah, ok, inizia che arrivo, sì. Allora, intanto vi parlo un attimo di... Eccolo qua, Vasco. Allora, aspetto il suo arrivo. Saluto anche gli amici di Play. Eccoci! Ciao! Ecco, ciao Vasco. Ciao. Sai che io anche di sera ormai l'occhiale nero anni 80. Alla Made in Black. Preferivo la risky business, però vabbè. Anche dai, hai più ragione tu di me. Allora, no, intanto è un piacere che siamo finalmente in diretta insieme perché era un po' che volevamo fare, ma tu sei, se, siamo sempre un po' impegnati, tu più di me Facciamo forse. Allora, visto del che nostro meglio. abbiamo già tante persone collegate in diretta, magari molti non conoscono CoinOp Italia, intanto sono sul vostro sito, che uno può andarlo anche a vedere. Spiega un po' ai nostri follower cos'è CoinOp Italia. Ah, bella domanda. Che cos'è? Allora, CoinUp Italia anzi, è nato perché adesso è in continua evoluzione, grandissimo. Allora, CoinUp Italia è un evento nel quale vanno a riunirsi gli appassionati di videogiochi, soprattutto di retro gaming. Quindi è nato così, insomma, no? Con questa idea di condividere i giochi, condividere i videogiochi, il retro gaming, e poi si è evoluto perché, come hai visto anche tu, negli ultimi eventi siamo partiti solo con l'idea del mercatino, no? Siamo partiti Sì. solo con quell'idea, poi la cosa ha preso forza e abbiamo inserito l'area cabinati, quindi un'area arcade, poi abbiamo tutta un'area dedicata ai giochi da tavolo con le varie associazioni nei vari città in cui andiamo, che ci supportano per fare l'esperienza del gioco da tavolo. E più abbiamo l'area del mercatino, dove i collezionisti e gli espositori, che sono anche loro collezionisti, hanno la possibilità di vendere il proprio materiale, la propria collezione e trovare altri appassionati, fare altre chiacchiere con altri appassionati. Un E mondo di pazzi, un mondo, diciamo. sì, assolutamente. No, ma di pazzi come me, perché io alla fine sono venuto il primo, io vi seguo dall'inizio, quindi dal primo evento, che diciamo che non ci si conosceva e non si sapeva neanche bene cosa fosse poi l'evento, perché cioè io da grande appassionato di videogiochi così, e così. Desideravo un posto così perché prima effettivamente per acquistare
retro gaming, cartucce o console o computer, bisognava affidarsi ai mercatini oppure ai negozi di usato, così che però ben sappiamo che il problema è che non sai mai le condizioni in cui trovi le cose, se funzionano, se non funzionano, i prezzi un pochino sempre un po' fuori anche solo eBay troviamo console a dei prezzi assurdi, non so, un Super Nintendo che lo vendono a 200 euro quando sappiamo bene i prezzi giusti per queste console. Esatto, ma difatti sì, è vero, Massimo, tu sei con noi a bordo dal primo evento, Sì, per dal primo. Io cui. l'ho seguito sempre con grande amore perché secondo me avete fatto una cosa che c'era bisogno, ecco, un po' come, non so, quando c'era Novegro, la fiera del vinile, che io sono andato per anni, andavi lì perché per cercare quello che ti mancava, per fare scambio, così. E anche lì perché alla fine è bello che anche chi espone da voi è che fa magari anche scambio, quindi capita che i due banchi vicini si comprano la cosa uno con l'altro, cioè che è una roba assurda, per cui non c'è solo il fatto di guadagnare soldi, ma proprio chi è lì è un appassionato stesso, non è lo svuota cantina, ecco. Sì, no, esatto. Chi è lì ha proprio amore per i videogiochi e lo vedi, lo senti perché la mia idea e la mia sensazione ogni volta che faccio un evento è quella di riunire una grande famiglia. E quando vivo per quei giorni lì pre-fiera e durante la fiera proprio qui in app ho proprio quella sensazione lì perché vedo che tutti i ragazzi che vengono a visitarci hanno proprio l'amore per i videogiochi, cioè non sono lì come hai detto tu, persone che svuotano le cantine che sono lì e quindi vogliono solo lucrare, No, ma sono infatti. lì proprio con l'amore e. Anzi, quelli che vogliono lucrare li troviamo online, su eBay o sul marketplace di Facebook. Anche oggi ho visto un Game Boy boxato, con la richiesta di 400 euro. Cioè, no, perché poi Ci effettivamente, provano. no, è giusto, perché poi dopo se c'è chi te li dà i soldi. Io sai che sono uno che tratta alla morte, quindi mi piace molto la trattativa. Però ci sono vari tipi di collezionisti, perché poi c'è quello che vuole la scatola, la confezione originale, il manuale, insomma, dipende un po'. Io ho tantissime console, io invece, sai che facciamo anche l'evento anche noi, a me piace averla perché deve essere usata. Se devo prenderla per metterla su un mobile, non mi Non ti piace, piace l'idea? no, beh, capisco, però io faccio la stessa cosa nei vinili. Ho dei vinili sigillati e uno dice: perché non li ascolti? No, perché ho il CD. Esatto, vedi. Quindi la pazzia se del collezionismo c'è. Prima C'è. io c'è, sì, infatti, speriamo che di vederci presto con l'evento. Guarda, secondo me. Quello di settembre lo portiamo a casa. Quello di Bene, Cera a settembre lo portiamo a casa. A così meno che non cada un risparmio. asteroide. Sì, a meno che non cada un asteroide. No, dai, Però un missile. no. Però. Tra l'altro, una cosa da dire che magari anche chi vuole, magari che ha qualcosa da vendere, così che avere il proprio banchetto costa po pochissimo, diciamolo, rispetto ad altri eventi, altre fiere. Quindi, anche un'occasione che magari uno vuole disfarsi di prodotti che non gli interessano più, magari per acquistare qualcosa che gli piace di più, o perché magari non ha più spazio, perché succedono tante varianti, è un'ottima occasione. Assolutamente, e infatti, come hai detto tu, l'idea di base è proprio questa: riuscire a contenere i prezzi, perché cioè riusciamo ancora a contenerli perché riusciamo dall'altra parte a cercare di ottimizzare bene i costi, no? Però, come hai detto tu, se io tengo basso il prezzo, porto a esporre non gli svuotacantina o i professionisti, ma riesco a portare, come abbiamo sempre fatto, i collezionisti che, come hai detto tu prima, abbiamo collezionisti che, come hai visto anche tu, che magari hanno giochi sfusi, lose,
e magari console loose, e poi ci sono i veri collezionisti che hanno proprio la console quasi immacolata, e quindi tu puoi scegliere se vuoi spendere poco e magari ti interessa solo giocare, come hai detto tu, quindi la prendo per il divertimento, o la prendo per collezionismo e poi la conservo così. Ma sì, poi banalmente io ho preso da voi in fiera un Super Nintendo a 35 euro, perché mi andava bene così, poi se uno lo voleva boxato magari lo trovava a 120, 130, comunque non delle cifre esagerate, quindi secondo me è alla portata di tutte le tasche, ecco. Poi, esatto, sì, se vuoi proprio poi, se vuoi il titolone, anch'io a volte, tipo l'ultima volta, ho visto dei titoli che gli ho lasciato giù il cuore, però magari a volte dici sì, però una cartuccia magari 150 euro. No, no, poi dipende. Uno, ad esempio, io so che tu sei un grande appassionato di Mega Drive, e quindi a te piace avere la confezione, avere la chicca, ecco. Se posso, sì. Se posso, sì. Portafoglio permettendo, sì. Ma sì, dai, secondo me poi fai un po' di baratto, un po' di trattativa. Uso il mio charme in quei casi, magari, se posso, se ha un peso. Secondo te questa, perché io mi sono dato una risposta, ma voglio vedere cosa dici tu. Sì. Questa grande esplosione, parliamo degli ultimi 10 anni del retro gaming, perché sicuramente sono gli ultimi 10 anni che c'è stata l'esplosione di siti, di negozi online, di fiere, perché comunque in tutta Europa ci sono tante fiere, anche a livello mondiale. In Giappone ci sono dei bellissimi negozi che vendono solo retro gaming. Là, ad esempio, c'è una cultura incredibile anche del mantenimento delle Mamma mia. cose. Ma secondo te la motivazione qual è? Sai che ho tentato anch'io di darmi una risposta a questa domanda? Vediamo. E l'ho chiesta anche più volte ai ragazzi con cui ho avuto modo di parlare. Ognuno ha la sua, no? Ognuno ha la sua, ognuno ha la sua visione. Credo che, dal mio punto di prospettiva, oggi come oggi, noi, amanti di videogiochi, cerchiamo di riassaporare quello che il videogioco ci aveva dato a 8, 9, 10, 11 anni, 19 anni. Per cui oggi abbiamo la maturità di, e soprattutto anche magari un portafoglio un po' più ampio rispetto a quando avevamo 14 anni, quindi oggi abbiamo la consapevolezza di riacquistare quell'oggetto e rigustarlo con un sapore più maturo. E quindi oggi, tra l'altro, ed è anche una cosa bellissima, e grazie a Dio c'è, ho scoperto, come tutti, come anche magari hai fatto anche tu, che magari tanti giochi non sono mai arrivati qui in Italia, e ora, grazie a internet, puoi trovarti la lista, che ne so, del Super Famicom e vedere quanti titoli tu non abbia giocato, e magari sono anche titoli che recuperi a poco, tipo 5-10 euro, un prezzo anche abbastanza accessibile. E allora che fai? Lo prendi, curiosamente lo accendi e rimani ancora incantato da quella grafica e dici: caspita, è bellissimo, no? Cioè, la sorpresa che ti porta Quella, il sì, gioco. sincro Fabrizio, poi dice un po' quello Ah, che Fabrizio. penso anch'io. Beh, io ad esempio, la mia motivazione personale mia è che Sì. quando ero ragazzino ero un grande appassionato di videogame o comunque di computer, così, però non me li potevo permettere effettivamente. Cioè, anche perché potevi permettertene uno. Sì. Cioè, io mi ricordo, ho fatto l'Escalation Spectrum 48K, poi il Commodore 64, l'Amiga e via, e poi fino ad arrivare alla PlayStation. Però tante che allora avevano dei prezzi. Io mi ricordo quando era uscito il Super Nintendo, lo vedevo nel negozio, lo desideravo, ma il costo c'era Sì. tanto, le cartucce costavano tanto. Se per non parlare poi di certe console, anche solo pensiamo al Dreamcast o Saturn, erano veramente era impegnativo. Invece adesso, volendo,
uno pian pianino si riesce a rifare una collezione dei tempi. Poi magari non ci gioca, però ce l'hai. Ce l'hai, però ce l'hai, è Cioè, vero. per dire, il Commodore 64, che io è stato il computer dove ho imparato a programmare, se oggi l'informatica è il mio lavoro, lo devo grazie alla Commodore, sinceramente. Però adesso se collego il Commodore 64 e gioco un videogioco di allora, a parte quei 5-6 titoli tipo Arca Kung Fu, Bubble Bubble, Commando, Ikari Warriors, così, però Mamma mia, che titoli. adesso mi viene in mente quello del ninja, la Sninja, ecco la Sì? Sninja. Quei giochi lì effettivamente ancora oggi sono giocabili, ma tanti che ai tempi ti sembravano bellissimi, oggi siamo abituati a PlayStation 5, grafica in tempo reale, 4K, è difficile reggere a quel livello lì. Diventa anche problematico giocarci, diciamo, perché giocare su un LCD. Magari grosso con le vecchie console, non va bene. Sì, diciamo che adesso hanno creato tutti questi, come direbbe il dottor Game, accrocchi da Sì. collegare che fanno da tramite e convertono il segnale, quindi Io arrendono un po'. ne ho comprato uno e ho speso 80 euro, tra l'altro uno di quelli belli così, però poi dico, vabbè, ma qua ci vuole il tubo catodico. Sì. Ci arrivano vicino, ma non è la stessa cosa. Ma perché a volte c'erano anche i problemi, tipo proprio il Super Nintendo aveva un processore grafico che era stato progettato per il tubo catodico, quindi un po' di problemi li dà. Ma e tu invece quando hai iniziato a giocare? A giocare con videogiochi? Oddio, Sì. penso che il primo proprio videogioco che è arrivato a casa mia è stato Fire della Nintendo, un Game & Watch. Ah, beh, sì, gli scaccia Scaccia pensieri, pensieri, alla sì. fine anch'io. Tra l'altro mi odio averli distrutti o persi, avrei un valore oggi. Quando li rivedo, mi ricordo il Donkey Kong che si apriva Ah, in sì? due, era bellissimo. Quanti pianti per avere quei regali poi a Ah, volte. guarda, hai ragione. E quella è stata la mia prima esperienza con il videogioco. Poi, sai, penso avrò avuto 7-8 anni, adesso lo ricordo bene. Siamo andati a casa di amici e questi avevano l'Atari 2006, il primo modello. E avevano uno scatolone pieno di cartucce e vedere che continuavi, perché poi, scusami, a casa di un altro ragazzo avevo visto il Pong della Polysteel ed era bello, mi ha colpito, anche se era, sì, esatto, anche se era un po' povero. E poi, mentre con l'Atari, sono rimasto veramente sbalordito perché avevo una grafica che io non avevo mai visto. E la possibilità di inserire le cartucce, questi avevano uno scatolone pieno di giochi e il Cavolo. tutto era stato dato a gratis dal figlio di un altro amico, adesso non ricordo bene, e per me lì mi è aperto proprio un mondo, mi ha Ma aperto proprio un una mondo. cosa che, vabbè, diciamo che il fatto del possesso è la cosa che forse a me, però io mi sono sorpreso anche di quanti ragazzini amano il retro gaming. Perché magari uno pensa, dice, vabbè, sei boomer e quindi vuoi rifarti dei tempi perduti. Invece no, vedo tanti ragazzini che cominciano a collezionare, anche solo le cartucce Game Boy, ad esempio chi ama i Pokémon, c'è questo scambio di cartucce incredibili. Quindi È vero. non è una cosa destinata solo, anche perché se pensiamo PlayStation 1, PlayStation 2 è già retro gaming, Ah sì, infatti eh? abbiamo fatto, se hai visto, oggi abbiamo finito di girare la terza parte dei giochi rari e costosi per PS1 nel mercato giapponese. E perché appunto ormai PlayStation 1 ha 20 anni alle spalle
ed è già retro gaming. Anche PS3 possiamo dire, perché sì, è terminata, e sembra strano, sì, che una console così recente entri già in quella categoria. Sì, perché eppure, poi è vero che adesso con un computer o un Raspberry puoi emulare tutto, però poi dopo c'è il solito problema, che è un po' quello della pirateria in generale. Sì. Se tu ti ritrovi con 10.000 giochi, poi sì, li provi a spizzico, ma non te li godi. Se invece tu prendi la cartuccia, prendi il disco, c'è proprio il gusto di dire ok, lo inizio e lo finisco. Ci provo. Sai, questo mi è capitato con la PlayStation 1, con la prima, che si poteva fare la modifica e potevi avere i giochi copiati. Lì a un certo punto mi sono trovato ad avere un'infinità di roba. E come hai detto tu, accendi, provi, stai lì 2 secondi, poi stacchi, ne provi un altro. Non valorizzi il gioco, non valorizzi neanche il tuo tempo nel giocare. E poi avere quei dischi con scritto appena sopra, che ne so, un titolo a caso tipo Metal Gear, erano orribili da vedere. E poi era incredibile che ai tempi per copiarli c'erano i dischi da stampare neri, perché li leggeva meglio. Ma secondo me, a me ad esempio piace modificare, fare hacking, così, però più come un esercizio, ecco, come una prova di divertimento. Però poi dopo effettivamente mi piace di più, tipo anche con adesso ci sono modifiche ormai per qualsiasi cosa, però per PlayStation 5 adesso ho finito, per dire, Marvel Avenger, la prima campagna, e me lo son goduto, bello, perché dici vabbè, ho speso dei soldi, però effettivamente ne valse la pena. O Marvel, Spider-Man, Last of Us, cioè anche i giochi nuovi, secondo me il gusto di dire ho pagato, lo rigioco, vado a scoprire tutti i segreti. Una volta, quello non so se ti ricordi, quando eravamo piccoli noi c'erano i trucchi, quindi c'erano le sequenze di tasti o i codici per sbloccare cose, quindi vite infinite e roba del genere. Adesso questo finalmente è scomparso, rimane un po' su PC, ma sulle console no. Però ci sono gli obiettivi, e quindi dire ho fatto il platino, l'oro, devo sbloccare, devo capire come sbloccare. Quindi è stato sostituito da quello. Ma invece il tuo rapporto con le sala giochi? Guarda, anche lì è bello, perché è iniziato sempre tramite questo ragazzo che aveva l'Atari. Era il figlio di un rappresentante che collaborava con mio papà, e quindi spesso una domenica al mese, giù di lì, andavamo a pranzo o a cena a casa sua. Lui era più grande di me, e chiaramente al bar del paese, il famoso bar sport, c'erano i cabinati pure al patronato, quindi magari giocavi lì, trovavi qualcosa lì. E per dirti, qui vicino a me c'era un bocciodromo, e mi ricordo ancora che, andando a casa sempre di amici di famiglia col figlio più grande, e mi disse: dai che andiamo al bocciodromo, andiamo a vedere se hanno cambiato il videogioco. E per me era qualcosa di impensabile, quindi attraversare questo paese che non era il mio, e sai quando sei piccolo la percezione che tutto sia più grande, più vasto. Siamo arrivati lì, l'ha acceso col classico rumore del tasto dietro, no? Lo stock, che quando si accende il cabinato senti che si magnetizza lo schermo e poi appare il gioco. E lì mi ricordo quest'occhio gigante che si muoveva di Altered Beast, e ho detto: porca miseria, che roba! E poi giocare, perché adesso, come hai detto tu, i giochi nuovi hanno una grafica molto realistica, però lì mettevi tu la tua fantasia, cioè ti trovavi in quei mondi lì fantastici che era impensabile vederli, no? Beh, poi è nato lì il cooperativo, se tu pensi, perché dove si poteva, ma anche dove non si poteva, perché io mi ricordo, non so, vabbè, i giochi di combattimento, alla Street Fighter, Mortal Kombat, vabbè, lì ti sfidavi, ce n'erano altri tipo da Bubble Bubble, o i giochi da sparare, diciamo quelli Neo Geo, così, che
che dovevi giocare in due, penso a Golden Axe, ecco, quindi Ah, guarda, il mio titolo. Golden Axe calcolavi che avevi tipo le pozioni per distruggere tutti e dicevi adesso la uso io, ok, adesso usala Esatto. te. Quindi la cooperazione era molto importante, o track and field che uno smanettava e l'altro schiacciava il tasto, perché c'era Sì, quello sì. per distruggere il camminato. E poi sì, poi c'era anche il gusto di guardare, perché poi c'era quello veramente bravo. Io mi ricordo, non so, guardare Dragon Slayer, i Laser Game, dicevi, e stavi dietro, ti gustavi il cartone animato. Perché poi c'era sempre quello al bar o in sala giochi che era veramente bravo, C'era sempre... Ah, che io odiavo sì. perché volevo giocare. No, questo andava avanti un'ora, finiva il gioco, E stavi lì tu a bocca asciutta a aspettare mi che si aspettavi che allontanasse. dicevi o andavi Oppure... sopra e spegnevi. Sì. Oppure mentre giocavi tu arrivava lui e tu sudavi perché eri sotto giudizio, tipo, no? L'avevo raccontato durante la diretta con Michele di Arcade Story, che nel mio paese c'è stato il campione italiano di Nibbler. Ah. Questo ha iniziato a giocare la mattina, alla sera era ancora lì che giocava, e il proprietario non ne poteva più, ha tirato giù la corrente perché era l'unico modo per cacciarlo. Quindi tu pensa. Anche adesso i ragazzini, tu vedi, io vedo mio figlio giocare a Fortnite, che io non sono capace, ad esempio. Per me il gioco deve avere una storia, deve avere un inizio e una fine. Quello che magari molti giovani adesso con gli open game non capiscono, non c'è più il gusto della storia. Sì, è vero. Però come allacciandomi al discorso che hai detto prima con i ragazzi che collezionano, l'ho proprio visto anch'io che il retro gaming non è vincolato a una determinata fascia di età, ma si espande ben oltre perché i ragazzi di oggi a un certo punto, cioè proprio quelli che amano il gioco, non i giocatori e che mi perdonino da FIFA e basta, no? Dove hai la console, giochi a FIFA, finita lì. Cioè, quello che gioca e che ama il gioco e poi magari scopre tramite dei download gratuiti o altro dei giochi simili arcade in pixel e magari poi da lì ti diverti e allora vai a cercare proprio il gioco originale, vai a cercarti la console, vai a cercarti, scopri che cos'era magari il Mega Drive piuttosto che il Super Nintendo o Master System. E da lì, già come hai detto tu, anche prima, avere in mano la copia fisica, no, del gioco con il libretto di istruzioni, eccetera, ti dà un senso diverso che il download digitale e che ce l'hai lì solo quando accendi la macchina e lo vedi solo quando accendi la macchina. E quindi i ragazzi stanno tornando, come hai visto anche tu, moltissimi programmatori indie fanno grafica in pixel art. Sì, è tornato tantissimo. Stanno E c'è tornando questo, sì, le avventure c'è questo grafiche, ad desiderio. esempio. Sì. Io sono appassionato di avventure grafiche, da Monkey Island, agli Indiana Jones, fino ad arrivare a Siberia. Ma Siberia. Sono perché l'avventura grafica ti fa muovere il cervello, devi capire come abbinare. Anche quelli sono tornati, chiaramente non nella quantità degli anni 80 e degli anni 90, però hanno un mercato ancora buono. C'è risposta, c'è molta risposta. Mentre tu Quindi che cosa collezioni di più? Allora, mi tolgo degli sfizi più che altro perché colleziono magari più il gioco, perché magari tipo, no, non so, per Super Nintendo, per NES mi piacciono i giochi di Mario, i Mario Party, oppure non so se trovo Green Beret, o certi giochi che mi hanno segnato un po', però anche per dire, prima hai detto il VCS, il 2006 è stata una delle prime console che mi sono ricomprato, perché c'erano dei giochi che allora anch'io andavo da un mio amico che aveva la versione in radica,
era incredibile vedere Moon Patrol o vedere Pitfall che era uguale alla fine a quello che c'era in sala giochi. Io dicevo, ma com'è possibile? Sì, sembrava. Eh sì, perché dicevo, ma come c'è in sala giochi? Adesso è normale, adesso, anzi, dice, se vai in sala giochi dici, però il gioco che ho caso è più bello. Sì, adesso sì, c'è questo pericolo. Ah, ho speso 3.000 euro di una GeForce. Però invece allora quindi è stato quello. Poi cioè ci sono delle console tipo anche il Dreamcast che mi sono preso perché a me piacciono molto i giochi di macchine, quindi Crazy Taxi, Daytona, tutti i giochi, tipo i giochi Sega, quelli da sala giochi che potevi avere solo lì, o Shenmue, che è un capolavoro. E quindi non è che ho proprio una fissa per una console. Forse allora, Nintendo come per tipo di giochi sono quelli che preferisco, però per dire il Mega Drive ha dei giochi che cioè, basta Sonic, tutta la gamma di Sonic per avere o Merx, cioè, ci sono veramente tanti bei giochi. Quindi vado a spizzichi, non vado, cioè per dire, il mio desiderio ancora che mi manca è avere il Neo Geo. Però i costi, lo sai, una console Sì. costa 500 euro, le cartucce non parliamone, quindi però Dai. pian pianino ho preso l'Intellivision, ad esempio, che lo desideravo e quando l'ho attaccato ho detto, oh mio Dio, perché era veramente brutto, però come console basta. Mi piacerebbe il Vectrex anche. Quindi mi piace magari riesplorarle un po' tutti così. Tra l'altro, non so se tu la leggi, aspetta che la recupero. Io mi faccio arrivare questa rivista qua del mio edicolante. Sì. Si chiama Retro Gamer, è una rivista inglese, secondo me è l'unica decente, perché in Italia hanno provato a fare qualcosina, qualche numero, ma poi è tutto morto. E qua è bello perché ci sono sempre degli spazi anche con le foto dei collezionisti, che magari, tipo, non so, c'è lo speciale su Metal Gear Solid, questo che ha tutte le versioni possibili. Ah. Questo è bello perché diciamo che sì. Lo vedo molto simile alla cosa del collezionismo del vinile, perché ad esempio io adoro David Bowie e quindi cercavo, non so, lo stesso vinile in tutte le versioni, quindi la versione giapponese, quella trasparente, e quindi capisco chi fa questo collezionismo qua un po' Hardcore, hardcore. hardcore, perché poi quando vedi i prezzi. Però, visto che stiamo parlando di retro gaming, vorrei parlare Sì. di una cosa che secondo me ti sta a cuore. No, due cose. Una che è questa, che adesso l'accendiamo, se ce la faccio. No, perché sono al contrario, non la vedo. Ok, questa è una console portatile che si chiama Evercade. Se vuoi parlarne tu, poi io dico la Ma mia. vuoi dire tu la tua prima? Ma dai, dire tu. No, allora La no, introduco io? e tu introduci, dai, da dove Allora. nasce, come siete riusciti a essere distributori, diciamo, per l'Italia. Sì, allora. Ma intanto io, guarda, prima stavo proprio provando una delle ultime raccolte, la Jaleco Collection, la prima, che è uscita. Allora, Evercade è prodotto da Blaze, no? Che, come sai, ha importato e distribuito prodotti, diciamo così, interessanti e prodotti meno interessanti. Poi l'anno scorso loro si sono messi a realizzare questa console portatile e noi l'abbiamo vista e io mi sono subito innamorato. Appena l'ho vista, un po' per il design, un po' perché sfruttava le cartucce intercambiabili e soprattutto perché. E non mi stancherò mai di dirlo, ha le licenze ufficiali e li ho contattati. Fai conto che
gli avrò scritto nel giro di, non sto scherzando, di 2 mesi una quarantina di email. Penso che per sfinimento poi mi hanno risposto. e lì ho parlato proprio col CEO di Blaze e gli ho detto che cosa avevo in mente io, perché loro già la vendevano in preordine, perché non era ancora disponibile, quindi si parla di marzo 2020. E era in preordine e stavano ancora definendo le cose, non era ancora partita al 100% come oggi tutta la storia. Ne avevano già fatte, avevano già fatto i test e tutto, l'avevano spedita a vari youtuber che avevano fatto i video, eccetera. Hanno spedito anche a noi la console con le prime 10 cartucce, e giusto per provarla e prima di saldare, diciamo così, l'importazione per l'Italia. E quando è arrivata, accesa, vista, giocata, ho detto porca miseria, ho detto questa qua la dobbiamo avere noi, perché nessuno nel mercato la stava osservando. E quindi ho detto, è come Queen Up, cioè noi abbiamo preso gli appassionati che erano bistrattati dai grossi eventi, perché io per primo mi sentivo bistrattato, non nei grossi eventi, quindi vedevo che quello che cercavo non c'era, e allora ho detto faccio una fiera mia dove c'è quello che voglio io, e così è nato Queen Up. E quindi quando abbiamo visto il Arcade ho detto questi hanno un progetto a lungo termine, l'hanno vista lunga, il fatto che usino licenze ufficiali e che nelle prime 10 raccolte c'erano già case di produzione tipo Data East, Technos, Namco, che non prestano il nome così per prestarlo, ma che comunque è Atari, che comunque hanno il loro background, hanno il loro peso. Quindi ho detto, se loro danno la possibilità a questi di utilizzare le licenze ufficiali, portiamola a casa. Quindi ancora mail con lui, e alla fine ci ha dato l'esclusiva per l'Italia, e noi timidamente siamo partiti. E ti dirò che la prima sfornata di console è stato un vero e proprio parto, perché dovevamo averla per l'evento di Cerea, poi con il discorso Covid, trasporti e quant'altro è successo un disastro, più in mezzo si è infilata, no scusa, la Brexit è stata quest'anno perché anche abbiamo avuto dei ritardi, e quindi dall'agosto che dovevamo consegnare le prime siamo scivolati verso fine di settembre, quasi prime di ottobre. Per cui i ragazzi che hanno fatto il preordine sono stati veramente carinissimi. Qualcuno, vabbè, l'ha disdetto perché per carità di Dio ci sta. E noi, pensati che per premiare la fiducia che ci hanno dato loro, abbiamo regalato una raccolta in più. Per cui, no. Sì, perché comunque io, già come Queen Up, no? Se tu vieni e ti fidi di qualcosa che ho creato io voglio in qualche modo sdebitarmi, no? Perché la fiducia è importante, è proprio uno scambio, no? E quindi vedere che questi che hanno fatto il preordine da mesi non sono lì che ti scrivono ogni 3x2 perché non sei Amazon, quindi capiscono magari le tue difficoltà, e abbiamo deciso io e Gianni di premiarli con l'inserimento di una cartuccia gratis per dimostrare che noi vogliamo bene a loro come loro vogliono bene a noi. E quindi sì. È partito tutto. Poi, come hai visto che tu, Evercade si è espansa, nel senso che dopo le 10 cartucce ne ha fatto uscire altre con cadenza mensile, e quindi ogni mese ci sono novità. Adesso, da qua a fine anno, uscirà la versione VS, che andrà ad ampliare quello che è la scelta che hanno fatto della portabilità, quindi ci sarà la possibilità di giocare sullo schermo di casa. Come hai visto, sarà una console piccolina, con la possibilità di inserire 2 cartucce, quindi hai 2 compilation, quindi raddoppi il divertimento. Puoi usare la console come joypad, puoi usare i joypad che loro ti danno, e usciranno in concomitanza con l'uscita della console 4 nuove cartucce che apriranno il vaso di Pandora, secondo me. Allora, una so già qual è quella qual dei è? Bitmap Brothers. Sì, ma Che lo... Anche lì è io tanta roba. sbavo per Xenon 2 Mega Blast, che adoravo. Poi no, poi le altre non, ho visto quella che mi ha subito Ci sarà quella, appeso. sì. Ci sarà quella del Team 17. Ah, ok, sì. Poi usciranno raccolte con Intellivision. Ma queste 4 raccolte segrete, che io so già titoli e Ah. contenuti,
credimi che quando le vedrai si aprirà il vaso di Pandora, perché daranno una sferzata incredibile. Ah. Incredibile, sono cose che tanta gente ha chiesto e che tanta gente sta aspettando, e sarà secondo me lì fa il botto. E perché fa il botto? Secondo me la cosa, allora, parlo a livello tecnico, la cosa incredibile sì. È che qua dietro c'è la cartuccia e si può estrarre e mettere a caldo, cosa da sì. Non fare con tutte le altre console. Mi raccomando, se avete Mega Drive, Nintendo, qualsiasi, non mettete, estraete a caldo. Io avevo distrutto un MSX facendo così. Quindi questo è il fatto che lui dice: inserisci la cartuccia, nel momento che vado a inserire la cartuccia, lui la vede e ho già la selezione dei giochi. Poi diciamo che comunque il bello è anche il discorso della custodia fatto come le cartucce originali, con il librettino, quindi no, non è una confezione estetica, diciamo che è bella, perché comunque il librettino, roba così. Do un consiglio a livello tecnico, che avevo visto, che è stata la prima impressione, ho detto, oh mio Dio, Blazler ha rifatto una delle sue, perché, allora, Blaze, come tutti i produttori che fanno retro gaming, trovano anche un po' di difficoltà tecniche, cioè normale. E era il discorso della luminosità, sì. Che però si risolve facendo l'aggiornamento. Quindi andate sul sito, lo attaccate al computer, fate l'aggiornamento e il problema non c'è più. Quindi no, è importante da dire, perché uno magari dice... guarda che non si vede bene, no? Invece è stato risolto con l'aggiornamento. E poi per il resto no, è molto bello il fatto anche che puoi salvarti il punto, quindi magari sai, non hai tempo, soprattutto in certi giochi che non c'era quasi nessuno c'era il salvataggio, e quindi il fatto di bloccare lì la posizione del gioco è una gran cosa. E i giochi sono comunque di titoloni, perché comunque c'è Namco. Cioè, non è che c'è Pinco Pallino. Guarda, sono stati bravi e sotto due punti di vista. Il primo è, come hai detto tu, il continuo supporto di Blaze al firmware della macchina. E allora, la prima uscita, GameSack li aveva un po' bastonati, perché in alcuni giochi non c'era la configurazione dei tasti, quindi secondo loro era difficile giocare a determinati giochi. E cosa hanno fatto loro? Blaze ha nel primo aggiornamento firmware ha dato quella possibilità lì di poter modificare a scelta i tasti di gioco. Col secondo firmware l'hanno ampliata per altri titoli e hanno fatto delle migliorie rispetto proprio alle primissime versioni, perché le primissime versioni, per togliere e inserire la cartuccia, facevi fatica, cioè c'era proprio una... cioè, non come tu fai adesso che la estrai facilmente. A caldo. C'era una sorta di qualche decimo di millimetro in più che non faceva scorrere bene la cartuccia, probabilmente una lavorazione della plastica sbagliata. La progettazione. Esatto, quindi l'hanno migliorata anche sotto questo aspetto. Adesso è perfetto. Hanno migliorato anche come si fa l'aggiornamento firmware, perché sulle primi era un po' macchinoso, perché dovevi fare due passaggi, dovevi disinstallare il primo e installare il secondo. Oggi scarichi dal sito il file, attacchi e in un secondo lui si arrangia e fa tutto. Tutto da solo, infatti è come e quindi già che ci sia questo supporto continuo da parte di Blaze è una buona cosa. E come hai visto tu, inserisci e togli la cartuccia perché la console di per sé è la parte finale, perché tutto il gioco, tutto il software è all'interno della cartuccia, per cui non c'è, diciamo così, la macchina non dovrebbe diventare vecchia, perché nel momento in cui loro aggiornano il firmware e creano cartucce nuove con supporti nuovi, la cosa cambia. Che tra l'altro poi con le uscite queste nuove, Pico Interactive volume 2, c'è il primo gioco a 32 bit su Evercade, quindi c'è un primo gioco di calcio, sì, che è uscito per PS1
e lo troviamo sulla raccolta di Pico. Ma dai, incredibile. Sì, vabbè, anche la macchina comunque è potente. Ma cioè, considera che le cartucce lì ospitano fino a 8 giga di memoria, queste attuali. Sì, comunque ci sono su tanti giochi, perché alla fine quella, cioè, riesce a trovare anche fino a 20 giochi su una cartuccia, quindi... E non, diciamo che poi non è caro, cioè, comunque le cartucce no. Non hanno una spesa che uno dice, vabbè, però chissà cosa costano le cartucce. No, le cartucce costano 19 euro, quindi... Sì, sì, poco meno, esatto, per cui... Se consideriamo... 17,99 mi sembra, no? Sì, ok, che è retro gaming, però non tutti ragionano così. Se tu pensi... Altre macchine di retro gaming, tutte le mini console che hanno fatto, parliamo magari di 70-80 euro con su 20 giochi e basta, con anche problemi, cioè parliamo di case madri, quindi parliamo di, si può dire, di quella ciofeca della PlayStation Mini, che in più c'è dentro un emulatore... di terze parti, neanche loro, quindi l'unica cosa, secondo me la migliore di quelle mini è il Neo Geo, quello col display, è una bella macchina, prima di tutto perché riesce a portarti a casa il Neo Geo con comunque una trentina di giochi a un prezzo abbordabile, perché adesso lo si trova con 70 euro e ci puoi attaccare anche i joypad e tutto, quindi secondo me è una buona. E poi comunque quelle Nintendo, il Mega Drive è una buona console, quella mini, è fatta veramente bene, anche perché il team di sviluppo è lo stesso che faceva i videogiochi Sega, quindi sì. Però si è fermato, ho visto che l'unico che resiste ora sono loro, nel senso che tutto c'è stato quel boom delle mini console, che però adesso sembra tutto fermo. Sì, esatto, vediamo se magari Sega butterà fuori, che ne so, Saturn piuttosto che Dreamcast o Nintendo. Molti butta sperano. Fuori c'era anche sì, il 64. Il Game Boy classico. Ah sì, basta che non sia come il Micro Game Gear, che è stata una cosa così. non ha senso quello, una console non grossa così ha un costo esagerato, ma lì hanno giocato sul collezionismo. Lì sì, sull'amore delle persone per quella console. E poi volevo parlare di un'altra cosa che voi combinate, che fate un sacco di cose, non so come fai con, cioè non lavori secondo me, ma... No, questo ormai è il mio lavoro. No, è che è questo che ve lo consiglio, a parte che lo potete raggiungere dal sito di CoinOp, però è Mitico TV. Mitico dove trovate TV. Adesso caricati veramente tanti video, quindi... se siete appassionati, qui trovate video tematici oppure che si parla di un determinato tema. Ad esempio, vedo ne ha fatti veramente tanti della Cinemaware, che io adoravo, con anche l'ospite d'eccezione, il buon Stefano Gallorini, che è comunque per chi ha vissuto il periodo storico, è un caposaldo, perché è stato, insomma, direttore di Game Machine, di Zap, e anche di programmi TV, mi ricordo che ha fatto un sacco di cose, però è bello perché ne parlate in un modo rilassato, direi. No, nel senso che, sai, purtroppo sì. C'è un... Nel retro gaming c'è un sottile balzo dalla passione, per cui ne parli perché ti piace parlarne e quindi condividi, magari chiedi anche allo spettatore, e invece quello che fa il figo. Sì. Perché c'è quello che ti fa vedere che ha tutto lui, ha una versione che costa 85.000 dollari, che l'ha avuta da uno zio d'America, scalato una montagna con il masso di Indiana Jones che lo rincorreva e l'ha portato in Italia. No, è vero. Secondo me poi lo spirito vostro è questo, di fare... delle cose che siano appetibili perché avete la passione.
E sì, infatti anche lì Mitico TV è proprio una costola di Queenaptor, ormai è diventata una costola di Queenaptor. Ed è nato anche lì un po' dalla mia intuizione come è nato Queenaptor, perché avevo questo desiderio di provare a fare qualcosa su YouTube, no? Sai che c'è queste cose che tu hai nella testa che però non concretizzi perché non hai tempo, non sai come No. fare. Poi abbiamo conosciuto Stefano perché lo volevo coinvolgere in un altro progetto che è ancora fermo nel cassetto, ma vedrete che arriverà anche a voi e coinvolgerà tutti perché sarà veramente una cosa interessante. L'abbiamo coinvolto e poi lui ha scoperto, chiacchierando così, che a casa avevo una sala cinema e quindi mi fa: ma perché non facciamo qualcosa insieme sui videogiochi? Perché lui già aveva fatto delle prove, aveva già fatto delle pillole di un possibile format televisivo. E ho detto, se per te la cosa è fattibile, lo facciamo. E difatti, se i primissimi episodi di Mitico TV li abbiamo girati qui a casa mia. Poi abbiamo creato un piccolo studio dove abbiamo fatto l'ufficio, adesso questi qua nuovi li giriamo là. E eccoli lì, vedi. E Eccolo. quindi sì, l'idea di Mitico TV è proprio questa, no? Come hai detto tu, cioè cerchiamo di portare notizie che magari non si trovano in altri siti sempre di informazione legati al retro gaming. Per esempio, io ho avuto anche lì questa idea, ho detto, ma perché non facciamo una classifica dei giochi rari costosi nel mercato nipponico? Siccome a me piace molto collezionare e se posso colleziono giapponese, ho detto, ma sarebbe curioso portare e dare queste notizie ai ragazzi, cioè quindi fare la classifica, abbiamo fatto quella del Super Nintendo, del Super Famicom, scusami, del Mega Drive, abbiamo fatto adesso PlayStation, poi ho già pronte le puntate per il Saturn, per il PC Engine. E dopo farò un passo indietro, magari faremo una lista della Nintendo e del Master System 3. E quindi queste cose qua un po' curiose, no? Magari un po' ricercate rispetto a... Perché vedo, allora, ecco un'altra idea che ho. Vedo tanti YouTuber che magari utilizzano titoloni scandalosi per cercare di attirare l'attenzione, no? E questa cosa qua a me non piace, cioè è un tipo di informazione che a me non piace, magari ti fa salire di click, però a me non piace. Quindi fare una informazione a mo' di telegiornale che è legata al momento presente non mi interessa, piuttosto faccio questi format che tu fra 5 anni vai a rivederti la puntata in cui rileggiamo, no, dal primo numero di Consolemania Sonic. E quindi è comunque attuale, no? Perché è qualcosa che c'è stato, ma non è legato al momento presente. Non è che ti parlo delle rogne che hai avuto Cyberpunk, che fra 2 mesi non fregherà più niente a nessuno. Io ti do un'informazione che è sospesa nel tempo. È un po' questa l'idea Giusto. che abbiamo voluto dare noi. Ma infatti è una cosa che funziona perché è lo spirito del nostro sito degli anni Ottanta. È una cosa triste da dire, però è reale. Ogni tanto mi arrabbio anche un po', ma poi dopo dico: è inutile arrabbiarsi perché non serve. Noi sui social abbiamo adesso un grosso pubblico perché Facebook più di 40.000 fan, Instagram 40.000, 6.000 su YouTube, cioè c'è un grosso pubblico, ma ti assicuro, cioè, statistiche alla mano, dati alla mano, la gente da lì non legge. A parte che è un invito, leggete, Per l'amor di Dio. che vi fa bene, però. Perché le nostre visite, allo stesso modo di quello che stai dicendo te, arrivano da Google. Cioè la gente cerca qualcosa di curioso di un personaggio anni 80, di una storia, di un libro, così, e noi usciamo, fortunatamente. E quindi tutte le visualizzazioni che sono tante, perché considera che gli anni 80 fa una media di 1 milione, 1,5 milioni di pagine viste al mese, quindi per essere una cosa di nicchia come la vostra,
sono dati importanti, ma anche noi, vedi, non giochiamo sui titoli, perché se tu dici nella vita serve un obiettivo, non c'è niente che ti porta agli anni 80, o questo, sì, c'è la foto di Fesè, ma corto di idee per i prossimi film o serie TV, ma perché? Cerchiamo di parlare di anni 80, cercando di tralasciare quello che si può rischiare sempre in tutta la cosa quando si parla di qualcosa di vecchio, è la nostalgia, che un po' c'è, perché è normale, è giusto che ci sia, Sì. però sai, si può parlare di anni 80 anche oggi, perché quante cose vengono riprese, cioè, non parlo nel cinema, se pensi a Stranger Things, che è un mashup di tutti gli anni 80, o pensi comunque ai videogiochi che vedi oggi, tanti sono remake, reboot di giochi usciti 20-30 anni fa. Quindi, Esatto. però magari in chiave moderna, perché con l'ottica di oggi, perché se tu doveste rifare Metal Gear Solid come che era fatto per MSX, magari non avrebbe lo stesso successo, anche se era molto bello, eh. Però magari certe cose funzionano ancora oggi. Però secondo me è la passione che vince in queste cose qua. Se tu lo fai perché devi fare click, devi fare visualizzazioni, devi vendere qualcosa, è lo spirito sbagliato. Cioè, No, hai ragione perché perdi io credo che perdi il pedigree, rischi di perdere il pedigree, cioè perdi quello che è la tua originalità se cominci a fare quel gioco lì di massa, no? Mentre se rimani sulla tua strada, poi guardi i numeri che fai tu, cioè rimani nella tua strada, rimani nel tuo pensiero e poi arriverà la gente che è in linea con te, che apprezza veramente quello che fai, senza che tu debba per forza allinearti con un qualcosa che è uno standard, diciamo, per chi lavora in quel mondo lì o per chi comunica attraverso quelle immagini che conosci bene anche tu, no? sì, è un po' come quelli, non so, adesso a 13-14 anni che voglio fare lo youtuber oppure voglio fare il cantante, allora devo andare ad Amici o X Factor. No, Esatto. tu impara a fare il cantante e cerca di farlo bene. Poi quello può essere una scorciatoia, chiaro. Non bisogna essere contrari. Se domani mi chiamasse Mediaset e dice... Vieni. Io vado, assolutamente, magari. Sai che io continuo a pensare che il loro patrimonio degli anni 80 che hanno Negli archivi. inutilizzato, degli archivi inutilizzato, quello che invece è riuscito a fare la Rai con Teche Te, cioè le Teche Ah, è vero. Radio, è un patrimonio, eh. Dai, Patrimonio chissà. per chi studia. Chissà che prima o poi non arrivi tu a fare il tuo bel programma in Mediaset. Ma Ma guarda, mai si sa nella vita, eh. no, ma non è mio, non mi interessa. No, no, però il mondo dei videogiochi è l'unico che ha continuato a espandersi comunque in tutto. Cioè, il retro gaming è una parte, secondo me, che continuerà a aumentare, può solo aumentare. Può solo aumentare e anzi, sai cosa? Che più passa il tempo, più penso, e ne ho parlato anche con Fabio che ci sta seguendo. Fabio, ciao, ciao, anche Lokma e CJ, Fabrizio, che non vi ha neanche salutati. Ci ho dimenticato qualcuno, poi recupero. E io credo, no, da collezionista, che a un certo punto, oggi come oggi, tu fai proprio un atto d'amore nel gioco, cioè quando tu acquisti anche una cartuccia all'uso o altro. Per dirti, ho rivalutato anche quei giochi magari brutti che magari all'epoca non piacevano oppure che erano le copie di altre copie, tipo i FIFA e tutti i seguiti di FIFA. Adesso io se li trovo anche a poco, li prendo, se non ce l'ho lo prendo, ma perché? Perché penso di andare a salvare una copia che molto probabilmente da lì a N tempo andrà a finire all'ecocentro. Ed è un peccato perché andrebbe persa, no? E allora dico, ma caspita, vabbè, sono 5 euro, è un gioco di pupù,
Però, caspita, piuttosto che vada buttato, me lo prendo a carico io e me lo porto a casa. Beh, Ho che questo poi proprio amore ai tempi incondizionato. ce n'erano molti di giochi brutti, eh. Sì, Io mi ce n'erano. ricordo la maggior parte di l'80% dei giochi che avevano licenze cinematografiche, erano dei disastri. Ah, sì. Partendo Pensavo. proprio per non fare nomi, un gioco su Atari che tutti ricordano per un Beh, triste ma io motivo. mi ricordo allora c'era la Ocean che comprava molti diritti, ma anche Ah, la sì. già l'Electronic Arts e facevano delle robe inguardabili. Ai US livelli di Gold US anche ogni tanto. Gold, ai livelli di Codemaster, diciamo. Sì, poi beh, pensa proprio prima hai citato il Team 17, uno dei gruppi che c'era ai tempi del Commodore 64 dell'Amiga e resiste ancora oggi e a fior di copie vendute, eh. Vende tanto perché tipo Worm, Overcooked. Sono titoli, guarda, e credo che quando hai realizzato un gioco che ha una giocabilità così immediata, no? E ti diverti così da subito, e quello lì, se ci giochi tu, ci gioca un ragazzetto, ci gioca qualsiasi altra persona, si diverte subito, no? E questa è la cosa bella dei videogiochi, proprio l'immediatezza, soprattutto in questi giochi, diciamo così, di retro gaming, in cui hai uno o due tasti solo, ti Ed è siedi una cosa lì difficile da e ricreare già oggi. padroneggi. Se tu pensi, prendi mio figlio e gli carichi Bubble Bubble, lo gioca con gusto. Non so Ah, quanti sì. giochi. Questa è una cosa incredibile. Cioè, che tanti giochi rimangono di allora. Perché sono proprio belli, eh. Sono semplici, immediati e la giocabilità. E che per fortuna non va a perdersi nel tempo, cioè tu fai un capolavoro e oggi è un capolavoro. E oggi, per dirti, prima mettendo a posto un po' i giochi per Mega Drive, ho ripreso in mano i tre Street of Rage, no? Soprattutto il primo, e tuttora giocarci anche 10 minuti, cioè, è pathos, cioè, ci giochi, ma proprio ti metti lì e ci giochi, è proprio il piacere di Come giocare. giocare a Double Dragon, Sì. Final tutti quei giochi lì, Final Fight, tutti quei giochi a scorrimento, Fight. sono incredibili. Ma per esempio, Cioè. no, come hai detto tu prima, Massimo, il discorso di questo ritorno, no? Guarda anche Arcade One Up che si è messa a fare i camminati con le licenze ufficiali dei giochi arcade, no? Sì. E io Quello quando lo vedo che capisco un questa. po' meno, però. Non lo Lo so, capisci un po' meno? sono un po' nel limbo di dire mi piace o non mi piace. Beh, allora, se fosse grandezza naturale, sarebbe per me un Ecco, 100%. bravo, è quello il mio problema, che è strozzato, cioè a metà c'è la Sì. pedana per rialzarlo, è già un accrocchio. Sì, non è un Astro City che giochi da seduto, ma non è neanche un camminato che giochi da gobbo, tipo, no? E poi sì, ci mette quello zoccolo sopra per rialzarlo, che però a questo punto falli già grandi e finita lì. Però devo dire la verità che ho visto che quest'estate è in uscita Dragon's Lair e è Ti fa veramente bello. voglia di la verità. È veramente bello perché contiene Dragon's Lair 1, il 2, Space Ace e dà il display con l'LCD come l'originale. Quindi molto bello. Si sa già il prezzo? 500-600 euro? Sì, è un solito prezzo. Che non è poco, se ci pensi. Cioè, non No. è che ti diano chissà che roba, insomma, è lo No, scatolone che poi assembli a casa. anche perché se tu pensi adesso magari è un compensatino Sì. che ci tiri un pugno e lo distruggi. Ai tempi in sala giochi se davi un pugno a un cabinato ti spaccavi la mano. Sì, no, quello è vero. Erano belli massicci, era un legno così, non si badava a spese intrucciolato. No, erano belli solidi, erano belli. Anche Adesso, perché ti dovevano reggere comunque un tubo catodico che pesava. caspita, se non pesava. Era tutto il peso del camino, era quello il piombo che lo teneva fermo, perché altrimenti, sai, giocando lo spingevi di qua e di là, mentre quello era il piombo che teneva giù il camminato.
Dai, dimmi un po' cosa volete fare per il futuro, se avete altre sorprese. Allora, io sto in fissa che dovevamo fare l'anno scorso un evento a Lucca, presso il polo fieristico. Perché per me portare Coin Up a Lucca è un po' una sorta di Santo Graal, perché frequentando Lucca Comics per anni, sai, tu colleghi Lucca e ti viene sempre in mente il comics. Quindi ho detto, ma perché non fare questo evento lì? Perché comunque in Toscana c'è una buona fetta di collezionismo, di collezionisti. E Lucca è una città che io amo perché esteticamente è bella e poi le persone sono molto gentili e mi ha dato sempre grandi soddisfazioni. E portare Coin Up lì per me sarebbe un piccolo trionfo. Quindi dovevamo farlo l'anno scorso l'8 di dicembre in concomitanza con dei ragazzi che facevano un torneo di carte Magic. Quindi noi avevamo il nostro spazio, la nostra area, loro avevano la propria. E poteva nascere questa sorta di evento, non dico un evento unico perché avevamo due ingressi distinti ed erano due cose separate, però poteva esserci una sorta di miscelanza di pubblico per cui, sai, chi viene magari per i videogiochi non ha solo quella passione per i videogiochi, magari anche la passione per le carte o comunque i giochi da tavolo, quindi poteva andare a visitare questi ragazzi e viceversa, questi ragazzi a visitare Queen Up. E questa è una cosa che devo fare. E poi, siccome io non riesco a stare fermo con le idee, ho creato, come hai visto dalle foto, una box celebrativa che uscirà a breve. E sto aspettando solo gli ultimi due gadget per vedere come sono usciti. Ed è qualcosa che ho desiderato fare ed è arrivata, fai conto, forse un paio di mesi fa, e quindi mi sono messo sotto per fare le grafiche, per pensare che cosa creare, eccetera, eccetera, e tra poco sarà disponibile E ed è in una più mossa celebrativa. io ti voglio coinvolgere una cosa mia invece. Ah, Dio! Mi No, dovrò clonare. è poco impegnativo. Poco impegnativo, mi dicono tutti così, prova. No, dai, Dimmi, dimmi. sto avendo adesioni. Allora, lanceremo il nostro podcast che per i pigroni che non diciamo che non hanno il tempo di leggere, si potranno ascoltare, diciamo, il best degli articoli in macchina o dove preferiscono. Però ci sarà una voce guida che è un amico, che è Roger Mantovani, che è una voce di Sky, radiofonica, così. Però poi ho pensato, visto che siamo tanti amici, così, di fare magari delle cose tematiche dove la persona che, diciamo, che ha una credibilità o è esperto di quel tema, doni la propria voce, quindi nel tuo caso parlare di retro gaming o di videogiochi. Ah, non vuoi che ti presento qualcuno allora? No, ma va bene perché deve essere anche una voce, ma poi il fatto è bello per divertirsi. Quello che dicevo al telefono l'altro giorno, che è il bello che si è instaurato negli anni tra di noi, tra tante realtà come tra noi due, Arcade Story, i ragazzi di Play che fanno musica Players, digitale, grande CJ. Playerz, Lockman, o insomma tanti, tante altre realtà, Federico, il pazzo collezionista di videogiochi, tante cose che c'è una buona, non c'è l'invidia, c'è un buon rapporto. E quello che consiglio anche per divenire il coin op, perché dopo 2 o 3 volte che si è venuto a questo tipo di fiera, si crea un'amicizia, quindi magari si chiacchiera con lo stesso venditore, si incontrano persone, si scambiano opinioni, consigli sull'acquisto. E questo è molto bello. Invece in tanti settori, ma anche nei nostri, c'è un po' di invidia o di no, io questa cosa con te non posso farla perché, sai, preferisco fare tutto da solo, sai, ho il mio ambiente, la mia situazione. E io dico, alzo le mani, va bene, a posto, scusami. Invece io sempre dico, cioè, se devo pubblicizzare qualcosa, io non è che. Cioè, infatti,
mi mandano tanti libri così e li sponsorizzo sempre molto volentieri, qualsiasi evento così, perché secondo me la condivisione può solo far crescere tutti. Questo. Concordo pieno con te, e infatti mi è fatto venire in mente una cosa allora mi collego al tuo discorso che hai appena fatto perché è bellissimo ed è quello che ti ho detto prima, cioè quando io preparo la fiera per fare Queen Up e poi mi vivo le 2 giornate dell'evento, mi ricollego al discorso di prima, è che proprio sento che c'è una sorta di riunione familiare, no? C'è questa sensazione di famiglia, perché come hai detto tu, poi vieni lì, trovi gli appassionati, quelli veri, no? Non quelli da copertina, ma sono proprio quelli che amano quel genere di giochi, che amano quel mondo, che è il mondo che amo io, che ami tu e che amano tutti quelli, i ragazzi che vengono. Poi anch'io nel corso del tempo, tramite queste live che faccio e grazie per avermi ospitato stasera. No, ci Ho mancherebbe. conosciuto anch'io CJ, ho conosciuto Fabio e quindi CJ per dirti mi ha curato le musiche per Mitico TV, mentre con Fabio stiamo portando avanti altre cose nostre molto molto interessanti perché lui mi sta dando la possibilità di realizzare un sogno per la mia console preferita, quindi anche con lui stiamo andando avanti, abbiamo questi progetti in corso. Nel frattempo anch'io ho un altro progetto in corso legato a un gioco in scatola che sto portando avanti e vediamo un po' che ne esce. Anche quello Bello. ho quasi finito. Cioè, io vedi, cerco di dare spazio alla creatività più possibile. Per cui le persone creative le ammiro tantissimo perché, come fai tu, cioè, continui a sfornare idee perché tu non hai, di la verità, tu non hai solo gli anni 80. Quante cose hai? No. Ho Gamebit che è dedicato al retro gaming, Vedi? che è stato costruito insieme a Lockman. Ho Streaming Magazine, che è dedicato allo streaming. No, poi basta, sono questi tre. Vabbè, chiamali poco, scusa, già gli anni 80 Sì, è con quello più quei numeri che impegnativo, fai. diciamo. Però anche Gamebit pian pianino sta crescendo, si sta facendo un pubblico. Chiaramente ho meno tempo da dedicargli e quindi cresce un po' più lentamente, ma va bene così. Cioè, va bene così. Non, cioè anche con gli anni 80, ti dico, il mio socio, quando l'abbiamo creato, all'inizio non facevamo proprio visite. Lui quasi mi diceva: ma perché scriviamo articoli che non ci legge nessuno? Detto, ma lo facciamo per il gusto di farlo, invece di fare un blog dove, o un libro dove scrivi le tue cose, le mettiamo. Poi alla fine invece è arrivata tanta gente che scrive per il gusto di farlo, anche perché di soldi non ce n'è. Però, se quel momento che ci saranno per tutti. No, va Esatto. bene, è quello. Però sì, non sono statico neanch'io. Però tu forse sei un po' più conclusivo. Io apro un sacco di scatole e poi le chiudo un po' più lentamente. Ah, sì, no, ho cercato di direzionare al meglio la mia energia, no? Perché, e sai cosa ho imparato a fare? Ho imparato ad essere molto intuitivo, questo sì, è perché se sento che una cosa deve essere fatta, l'affronto e vado fino in fondo, se sento che non è il momento, la lascio stare. Mi sembra giusto. Sì, ma quello faccio Perché? anch'io, perché poi su certe cose magari parto troppo e poi dico no, è troppo complicato, aspetta un attimo. Facciamo prima la cosa più semplice. Cioè, solo per adesso per cambiare il logo, che era già pronto, ci ho messo 10 giorni, il podcast ha già i primi 3 episodi pronti, non ne ho ancora montato uno. Quindi cioè, Ah, e parliamo di... quando è che lo lanci? Quando è che lo lanci? Ma io spero che inizio il prossimo mese, perché vorrei avere prima le 4 puntate in modo di avere una cadenza almeno, non se siano settimanali, uno ogni 15 giorni. Sempre Ha già un nome o utilizzi un nome che è già gli anni sempre degli 80, anni 80? sì, sarà il podcast ufficiale, ho già aperto tutti i canali, perché non devo evitare che qualcuno prendesse il link. Giusto, ottima cosa. Che Abbiamo sforato un po', avevo detto un'orettina perché io ora è? qui, sai, da buon pensionato, no, un quarto alle 10. Ah, caspita. No, va bene. Sì, dai, ci sta, comunque.
le dirette che di solito coinvolgono anche me non sono mai puntuali, cioè non rispetto mai l'orario, perché poi cioè, si chiacchiera, vengono fuori tante cose ed è bello condividere le esperienze, condividere le passioni, è poi molto molto interessante. Poi nel weekend la puntata la adesso la troverete già qua su Instagram, però poi la caricherò anche su YouTube in modo da condividerla anche in tutto il casino, insomma. Anche se YouTube non ama questo formato che offre Instagram. Lo so, però vabbè. Mettetevi d'accordo, scegliete lo standard e basta. Io ti ringrazio tanto per sempre la tua disponibilità. Grazie a te. Anzi, aspetta, posso dare un'informazione? L'ultima. Vai. Mi rilascio al discorso di Evercade di prima, che stavamo parlando, poi mi è venuto in testa e non te l'ho detta. E le cartucce, no? Allora, il fatto che la cartuccia ha il libretto all'interno con il manuale di istruzione a colori, sai che cosa hanno fatto per le ultime due? È che è una cosa che quando le ho aperte ho detto no, ho pianto. E in Pico Interactive volume 2 Angel Echo hanno inserito un qualcosa che ha proprio quel sapore lì degli anni 80 e 90. Allora, su Pico Interactive ci sono gli adesivi. Bello. Gli adesivi ci sono, ci pensi? Cioè, questi hanno stampato il libretto di istruzioni e gli adesivi. Bello. E su Gialeco hanno messo un poster. Molto cioè, bello. Cioè, quando ho aperto, ho detto, cazzo, ho detto chapeau, perché sono quei dettagli che... cioè, apri, caspita, che sorpresa! Cioè, questi hanno pensato a me, cioè, tu lo vedi dentro lì e sai che è per te, non è per qualcun altro, è qualcosa che è per te. E quando l'ho aperto, ho detto: gli adesivi non li attaccherò mai perché li tieni, perché ti piacciono. Però già il fatto che ci sia un piccolo regalino per te è una bello, sì. È una sorpresa unica, è un'emozione unica. È vero, niente, ti ringrazio, Massimo, grazie a te. Buon retro gaming a tutti e naturalmente ci vedremo al prossimo Clean Up. Ci vedremo a settembre a Cerea. Ci vediamo. Evviva. Massimo, grazie. Grazie finite. Grazie, grazie a te. a te. Ciao. A presto. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.